Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Ciccarese, autore insieme a Giulio Vulcano, meno autore di Giulio Vulcano, per la stesura di questo rapporto di cui è stata pubblicata, penso in questi minuti, una sintesi estesa sul sito web del nostro istituto. Intanto vi ringrazio per essere venuti, ringrazio molto le persone che mi hanno anticipato. Questo insomma, è il titolo di questo rapporto, di questo studio che abbiamo portato avanti da circa 2 anni. Là è stato dato, come diceva anche Amy Morroni, da questo titolo molto evocativo, no? Feeding the Planet, Energy for Life, che era il titolo di Expo 2015. Da lì siamo entrati un po' alla volta su questo tema emergente, che potrebbe avere un sottotitolo suggeritomi dal mio amico Franco Andaloro, che dice: a scagghiola, scusate la pronuncia palermitana, suglietta e accedi morno i fami, che sarebbe: mentre si butta il miglio gli uccelli muoiono di fame, che compendia un po' la dimensione ambientale, sociale ed economica dello spreco alimentare. Sì. Però questo non ho, forse non è lui pensato l'autore. Bene. Ok, io vorrei iniziare questa mia breve presentazione prima di lasciare la parola al mio amico e collega Giulio Vulcano con una bella storia di successo. Questa ragazza si chiama Raffaella Melloni ed ha una bellissima storia da raccontare. Lei non ha nessuna tradizione culturale tradizionale con il mondo contadino, ha deciso di avviare un'attività di allevamento zootecnico, aderendo poi successivamente al regolamento europeo sul biologico e allevando quindi mucche da latte, il cui standard di vita, di rispetto del benessere è elevatissimo, fra i più alti che abbia mai visto. E lei è una delle tante storie di successo, ce ne sono almeno 70.000 in Italia, di imprenditori, imprenditrici, in gran parte giovani, molto spesso senza, dicevo prima, un legame con il mondo agricolo, che stanno rivitalizzando un settore, quello agricolo, diciamolo pure, oggettivamente in forte crisi economica, ambientale, come vedremo poi, e come è stato ricordato anche da Amy Morroni. E questa che vedete è la curva, l'evoluzione del numero di operatori e anche di superficie agricola che è stata trasformata da agricoltura, sistema di coltivazione convenzionale, a agricoltura biologica. Questo invece è un grafico che mostra questo forte declino dell'agricoltura convenzionale, che è passata da più di 15 milioni di ettari a poco più di 12 milioni di ettari in meno di 30 anni. È un declino che insomma, dà l'idea anche del declino sociale ed economico interamente del settore, mentre dall'altra parte c'è questo continuo crescere dell'agricoltura biologica che, bisogna dirlo, finora è finanziata dai fondi comunitari, sostenuta finanziariamente da questo. La cosa interessante è che, come si vede da questo grafico, basato su una serie di studi, una meta-analisi, no, si dice in gergo, da cui si vede che l'agricoltura biologica ha un impatto positivo sulla biodiversità quando guardiamo a diversi gruppi tassonomici. Quindi ci sono numerosissimi studi che dicono che l'agricoltura biologica ha un effetto positivo, per esempio, sulla flora, sugli uccelli, sui rettili, sulla microfauna del suolo e via dicendo. E questo invece è un grafico che risulta da un nostro studio, che si riferisce invece ad un altro servizio ecosistemico fornito dai sistemi agricoli, che riguarda l'accumulo di carbonio nel suolo nei suoli agricoli condotti secondo il metodo biologico. Ebbene, dal 1990, da quando insomma, è nata, diciamo così, l'agricoltura biologica, anche se formalmente è nata anche prima, circa 9,3-9,4 milioni di tonnellate di carbonio sono state assorbite nei suoli. E questo è sicuramente un vantaggio anche a questo punto economico, in quanto poi aiuta anche gli impegni nazionali di mitigazione dell'effetto serra. Qui abbiamo invece un grafico che riguarda la percentuale di aree protette nel nostro paese. Qui volevo entrare invece più sul tema, no, dello spreco alimentare
e sui sistemi di produzione agricola a cui siamo arrivati dopo decenni e decenni di intensificazione e di sviluppo di un'agricoltura che fa largo uso di input. Uno studio del nostro amico Michele Munafò dice che circa 7,7% del territorio nazionale è stato sottratto ad altre forme di uso per diventare infrastrutture, edifici, strade, ponti, aeroporti e via dicendo. È una proporzione spaventosa, di questa cosa ci si rende conto sorvolando per esempio la pianura padana o guardando invece quello che succede in Sicilia e in larga parte della Campania e della Puglia. Tra l'altro c'è stato uno studio pubblicato quest'anno che dice che l'Italia è uno degli hotspot di abbandono agricolo e di, dall'altra parte, questo è un fatto positivo, di aumento della superficie forestale. Al declino della superficie agricola, all'abbandono rurale, sono associati fenomeni come questo, ci sono ormai molti villaggi, paesi del nostro subappennino e non solo, che sono letteralmente abbandonati. Quindi da una parte c'è l'abbandono agricolo, che dal certo punto di vista, dal punto di vista della biodiversità, può avere degli effetti positivi in termini di rinaturalizzazione, rivegetazione, aumento della biodiversità, dall'altro invece porta degli effetti negativi, che sono quelli che vedete, oltre per stare insomma, su un tema che ci ha attraversato durante l'estate, il problema degli incendi boschivi legati evidentemente al problema dell'abbandono. E qui abbiamo altri dati, altre figure che vengono da altri nostri colleghi dell'Istat che dicono che gran parte delle acque sotterranee e superficiali del nostro paese hanno dei livelli di contaminazione da pesticidi superiori a quelli ammessi. Sono stati rinvenuti nelle acque decine, centinaia di prodotti diversi e non si guarda ancora ai cosiddetti metaboliti o a cataboliti di queste sostanze che non vengono ancora analizzati, i cui effetti dall'altro sono assolutamente sconosciuti. Questo è un altro studio del nostro dipartimento che guarda la mortalità delle api causate dall'uso dei prodotti fitosanitari. Vedete, questa mortalità si concentra in modo particolare nei mesi in cui avviene, no, la stagione vegetativa delle colture, e qui è insomma, il numero di casi di moria di api nella parte alta del diagramma per le diverse regioni. E poi c'è la questione sottovalutata, ma di grandissima importanza, perché mentre il mondo parla giustamente di cambiamenti climatici, molti gridano agli insuccessi delle iniziative COP21, 23, 24, bla bla bla, eccetera, nessuno guarda invece ad un altro problema che riguarda l'alterazione dei cicli dell'azoto e del fosforo. È un problema strettamente connesso ai sistemi agricoli e ai sistemi produttivi in genere dell'agricoltura, che riguarda i flussi di azoto e fosforo verso la biosfera e gli oceani. Voglio qui introdurre un concetto anche a beneficio degli studenti che sono qui in quest'aula, che è un concetto assolutamente nuovo ma che sta cambiando anche il modo di concettualizzare l'ambiente e la difesa dell'ambiente, cioè i confini planetari. Nel 2009 è uscito questo articolo fondamentale che introduce il concetto di confini planetari e poi di spazi di sicurezza. Ebbene, questo articolo è stato poi ripreso nel 2015 da un altro gruppo di studiosi, fra cui alcuni premi Nobel. Questo lavoro dice che ci sono almeno nove processi planetari che sono stati alterati in maniera quasi irreversibile dalle attività umane. Ci sono in particolare alcuni, per esempio l'integrità della biosfera, che poi tradotto sarebbe la biodiversità, oppure appunto il flusso dei cicli dell'azoto e del fosforo, che dipendono molto dalle attività agricole. Quindi le attività agricole hanno un ruolo importante nell'alterare questi processi dell'azoto e del fosforo, della diversità biologica e dell'effetto serra. L'agricoltura, secondo uno studio della FAO di quest'anno, dice che l'agricoltura è responsabile per l'11% delle emissioni di gas di serra a scala globale. Questa percentuale sale al 25%, un quarto delle emissioni, se consideriamo anche le trasformazioni di uso del suolo, cioè la deforestazione. Quindi questi sono questi processi, adesso non la faccio lunga, dico solo che l'agricoltura ha avuto un merito fondamentale. La rivoluzione verde ha aumentato la capacità dei suoli agricoli di produrre, ha migliorato
il benessere delle persone che vivono insomma, nei campi, che vivono di agricoltura, ha migliorato il paesaggio, è stato custode di diversi valori sociali, culturali, eccetera, eccetera. C'è bisogno però a questo punto che faccia un salto di qualità, oppure per rimanere nei confini planetari di fare un passo indietro e cominciare a, insomma, a concepire modi di produrre che siano più sostenibili, più rispettosi. E io penso che questo è il momentum adatto per alimentare, no, delle forme nuove, sostenibili di agricoltura, partendo proprio da questo crescente interesse, di questo affioramento di interesse che c'è verso lo spreco alimentare. Lo spreco alimentare è un fenomeno, abbiamo sentito prima negli interventi precedenti, di estrema importanza, di estrema gravità. Abbiamo sentito dire un terzo del cibo che viene buttato, lo spreco di cibo è responsabile per il 7% delle emissioni di gas di serra, è responsabile della perdita di biodiversità, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che, essendo ingente, no, l'entità del fenomeno, ci sono molte cose da fare, e questa è un'opportunità per il settore agricolo in generale, poi tutti i portatori di interesse, per partecipare insieme, come diceva prima Emi Morroni, di fare rete intorno a questo tema, fare rete coinvolgendo quindi le istituzioni di ricerca, le imprese, ovviamente le istituzioni e via dicendo. Qui vado, insomma, alla conclusione del mio intervento, riprendendo questo concetto di Sustainable Development Goals. Rispetto ai Millennium Development Goals, che ha caratterizzato i decenni precedenti delle politiche delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, vedete che c'è stata una declinazione di alcuni di questi indicatori che riguardano la dignità di vita della popolazione, degli accordi del pianeta, eccetera. Siamo arrivati a 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, e la cosa interessante è che almeno 8 di questi hanno una dimensione prettamente ambientale, e questi 8 hanno ovviamente delle interrelazioni con gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile. Insomma, non si possono raggiungere gli obiettivi di pace, equità sociale, di genere, di riduzione delle disuguaglianze, se non si interviene sugli aspetti ambientali. Questo ormai è evidente, e questo ci fa capire ovviamente che il nostro ruolo all'interno di questi processi di riduzione degli sprechi è ovviamente quello ambientale, ma ci dobbiamo misurare anche con questi altri aspetti, che sono quello economico e quello sociale, ed è questo che abbiamo cercato di fare in questo rapporto. Qui mi fermo e lascio la parola adesso al mio amico Giulio, che presenterà un po' di dati, di informazioni che derivano da questo rapporto.